Io voglio aumentare di livello. Quanto mi manca? Dovrò aumentare tanto di livello. Che non sono capace a Final Fantasy. Level up 22. Ce la facciamo. Affrontiamo Pomodorino a livello 2. Andiamo dalla civiltà intanto. Salutiamo i viandanti del deserto e poi andiamo a far fuori Pomodorino. E non quel tirannosauro, il quale sta bene dove sta, per questioni di ambiente, per l'ecosistema. Lupo C invece no. Ancora uno? Se mi dà 11 exp. Ce la faccio con 56 HP. Però lontani dal tirannosauro. Non vorrei mai che gli girassero i 5 minuti. Gli girassero, sì. Quello. Quello, l'ho scelto. Quello. Di dietro, di dietro. Di dietro. Di dietro. Teniamola ferma la telecamera per una volta. Ce la fai, Van. Ce la fai, Van. Bravo. Ed è l'inizio, solo l'inizio. Ho fatto anche una catena da 4, la quale è da prendere in considerazione. Non posso stare troppo a far catene, però. Ma si tagliano. Si tagliano. O si velocizzano. Lupo, lasciati distrarre dalla bellezza dei granelli di sabbia. Ok, non badare al tuo parente che viene brutalmente ucciso da me. 95. No, non sei morto. Facciamo 10, facciamo una catena da 10, così sembreremo dei grandi fighi che sanno giocare a Final Fantasy XII. Ah, dobbiamo andare della civiltà. Cos'è quella roba? C'è il castello errante di Aul, là sullo sfondo. E lui? Non mi prendete in giro. Quello è il castello errante di Aul. E di passaggio, non lo vedrò mai più. Questi arbusti però, sono curiosissimi. Sono pozione, bene, andiamo dalla civiltà. Non posso attaccare i cactus, anche perché potrebbero essere letali vista la mia abilità in questo momento. Quante curve devo fare? Quante curve? 28 guild. Io però vorrei andare dalla civiltà. Grazie. E far fuori i lupi. Non sono iene, sono lupi. Non credo che colpirlo dietro abbia un'utilità, vero? Perché 36, 34. Bah, sembra che non cambi moltissimo. Far fuori. 7 ancora 3. Con un altro papabile candidato, Lupo K. Era Lupo K. Me lo scriverà. Pelliccia di lupo. Mai no. Siamo 8, quindi se ne date ancora 2, grazie. Il dinosauro sta ravanando, quindi va bene. Però in 2 è meglio pozionarci. Pozionati, man. Bravo. E ti ricordi l'attacco? Bravo. Che personaggio intelligente anche senza Gambit. Dai che facciamo i 10 con questi, via.
alla faccia di Final Fantasy e dei suoi tutorial. Che fa? Che cazzo? Oddio! Mi scusi! Se l'è mangiato in... me l'ha mangiato in faccia! Come Jonathan Pryce in Jurassic Park? Che era andato solo in bagno? Ho paura di dinosauri. Nei videogiochi. Non ho paura dei dinosauri nella realtà. Per fortuna. Che non tendono a esistere. 10! Ho fatto 10. Non ho interesse in voi. Perché io ho fatto 10. Vabbè. Facciamo 12, già che siamo qua. Bloccato. E vienimi incontro, Van. 2 pellicce. È strano che un animale dotato di una pelliccia rilasci 2 pellicce. Ma le accetto volentieri. Sarà fondamentale fare le catene, suppongo. Con i dovuti tagli, naturalmente. Non mi ero mai impegnato a farlo. 12. Siamo contenti? Siamo contenti. Civiltà. Scendere nella civiltà è sempre un'impresa. Sì, più di qua. La catena va avanti, no? Scendo di qua. Sì, perché tiene soltanto conto dell'ultimo animale ucciso. Mostri. E chi c'è? Che ne è più un ciocobo. Che bello. Sono molto regali nel 12. Molto sostenuti. Con una certa aria di supremazia nei confronti della natura stessa e dell'uomo. Vedete, soprattutto la faccia, se stesse fermo, sarebbe inequivocabile. La serietà, non quella di Van, non... ma quella di Chocobo, sì. Essere estremamente regali, come vedete. Eccolo, eccolo. Da guardare con rispetto. I Chocobo andrebbero sempre guardati con rispetto. Com'è? Lo vedi quel ciocobo? È mio, ma ha un viziaccio. Gli piacciono le cose che luccicano e se ne trova una la sotterra da qualche parte. Mi ha fatto sparire tutte le monete dell'incasso di Rabanastra. E per di più la strada per il fiume Nebra è chiusa, peggio di così. Dovrò scavare. Cerchi un pomodoro smarrito? Sei un nuovo membro del clan, non ci sono ancora entrato ufficialmente. Sì, lo so dov'è. 100 guild puoi riposarti. Ma manco per l'anima, bastardi. Costa meno l'albergo. Dandro. Ciao, sono Dandro. Sto facendo il turno di guardia all'accampamento. Guarderà Nalbina, come avrai visto per ora la strada è bloccata. Non prendertela con me però, perché siamo sulla stessa barca. Con la strada chiusa non può venire nessuno a darmi il cambio dal villaggio. E a me cosa frega? Mica devo andare a Nalbina. Mio marito dice che non ci sono problemi, ma sarà... Nella vita, mia cara. Chissà se ce li hai i soldi per pagare il cioccolo. Filosofia. Filosofia della vita. Assurdo, restare bloccati in questo posto. Così aumenterà la tariffa per il cioccolo. Quanto dovrò sborsare? È a noleggio quello. Che bello. Cioccolo. Di qua non si va. Sì, adesso si vede. Si può intuire. Oh, un mini lupo. Ok, che ti sbrana come niente. Lo potrei far fuori per far catena. Sei rimasto bloccato anche tu. Io sono di un villaggio qui vicino, ma non posso tornare a casa. Non avere paura, non è cattivo. È come un fratellino. Aspetta che cresca. Infatti, ragazzino, cos'è che aveva scritto? Ragazzino con un cane. Ma sono affari suoi. Cos'è? Ah, il ciocobo. Il ciocobo che nasconde i soldi. Tranquillo, sai che roba. Molto più utile la pozione.
Bene, la civiltà non ha dato grandi segni di intelligenza, quindi farò fuori il pomodorino, alzando ancora un po' la catena. Roba che luccica. Guarda questi chocobo, veramente. Ancora? O mi segni il bauletto? Mi segna il bauletto, sì. La giara. 14, va bene, andiamo. Lupi, Lupi, eccolo. Lupim. Non conta più la catena? Allora no, allora vado a lavorare, grazie. E basta con sto alcol però, Guarda come cammina. Mi farò venire il mal di mare con questa telecamera, lo so. Non la so gestire. Ho dovuto rallentare con... Ecco, è lì. Ho dovuto rallentare... No, non è lì. Ho dovuto rallentare con la velocità del movimento della telecamera in Shadow of the Colossus, perché mi facevo venire da solo il mal di mare. Eccolo! Pomodorino! A noi due. Mi è sempre spiaciuto un po', però è il lavoro, Tu blocchi l'economia. Intanto vi vendicherete più avanti nel gioco, ma non posso dirlo. Contro di me. Lo scontro si complica, mi dispiace quando mi dispiace. Tocca affrontare. Sì, scende giù apposta perché vuole inserire il lupo nella contesa. Se non mi sbaglio. Ma io punto te, pomodorino. Uno sbolle. Mazza il dolore, no. Decedi. Vai. Pare la mega scritta. Occhio, pomodoro smarrito. Fine dell'occhio. Che diventerà più epico mano a mano che dovremo affrontare non pomodorini, ma mostri osceni in questa cosa dei ricercati. Galbano lilies. Fiori di Galbana. Never thought Che I'd bei see anything out here. parastinchi. Oh, mi piacciono. This will make a nice souvenir. Time to call it a day. Hai fatto abbastanza per una giornata. Hai riaperto l'economia, praticamente. Debellato i predoni. Il predone. Per carità, adesso ci sbrighiamo e torniamo alla banastra. Però già che c'è un lupo lì nelle vicinanze, che fai? Non lo ammazzi? Ha dato due oggetti. Un Aerolite, una pelliccia. Scusate amici. No, va, 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 va. Facciamo compere prima, va. Può bastare per amici. Hai detto tu che può bastare. Non ho parole, hanno chiuso la porta mentre mi ispezionavano i bagagli. Mi spiace, non è vero. Qua uno ha lasciato tutto. Meno male che io sono onesto, perché arriva uno te lo frega, come minimo. Salviamo. Curiamo, salviamo. Credo di poter dire che fino a questo punto stiamo andando bene. Cioè, non so se posso però andare a vedere il clan Centurio adesso, perché forse diventerà tutto automatico da quando passerò da questa porta.
Io passo. Io passo. Kites. Passerò anche senza dare comandi. Appoggerò il controller. Questa è la potenza di Van, non si sa che cognome abbia. Final Fantasy XII c'ha tutti i nomi complicati e non si sa che cognome abbia Van. Credo, giusto? Non lo dicono. Wait a second. How can you let these chocobos through the gate and not us? What of it? Perché tu non sei un This is chocobo. a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Verità, Van, non Trivial distance, smentire. we don't want the chocobo sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, Hanno appena dato a moving. Van del terrone. Oh. Ah. Avrebbero un That does it. significato quei fiori, per carità. Oh, a fine, fine chocobo you have there. Yes, sit down, stock, if Sita, I'm not se non mistaken. sbaglio. Change the soil, change the Eh sì, in chocobo, effetti era un po' am diverso quello. Yes, different style means different bouquet too. Take a Damascus Merlot wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, Bravo, but Miguel. it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get Se used non to prendono i it. soldi, prendono il Care for vino. some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through the enclosure's gate as ordered. My mail's choked with this scent. Paese che vai, terreno che trovi. Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right, now's our chance to go through. Ah, the ceremony will be starting soon. C'è il filmato I adesso. must be hurrying. Mi sa. Okay, well. Corre. Wait, what is it? Bel filmato comunque, svela anche alcune cose e ha dei dettagli architettonici da paura. Ma tutti i filmati dei 12 sono belli. Un po' strani i veicoli, effettivamente. E uno che sembra avere un corsetto sulla pelle. Avete notato tra la folla? Ho tenuto lo stile, Vein, da quando ti ho visto. Mezza verità. Mezza verità. Vanda, non capisci niente. Bello, Dio. Quanto mi piace. Mi piace un sacco. We will have order. Bei posti. I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm. Your La Excellency! furbizia del console che interrompe il discorso ampolloso e si comporta da amico. Io non ci casco perché da buon italiano sono abituato a tutti i trucchetti della politica, però posso capire il popolo di Rabanest. With hatred you look upon the empire. Io guardo lo sfondo. C'è spunto sul tuo impero. But know this. I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I Ha un po' la voce di Jeremy Irons. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people, strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together let us embrace the peace his majesty would surely desire. Dopo che avete Two years vinto. now divide us from war's bitter end, yet still its shadow looms over all. Stifling the infant peace, a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not.
I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt. I swear it now. Though King Ramanas and Lady Ash be gone, they stand ever at the side of their people. Beh, mi sta conquistando comunque. In honoring peace, you do honor to their memory and to Dalmasca. What I ask plain. My hopes now rest with you. Hai fatto il massimo nella situazione in cui ti trovi. Bravo, bravo. Bravo, elegante, intelligente, diplomatico. La capigliatura a tendina. Era fatto per funzionare. Is Rabadasta to your liking, my lord? Bell'Andy. It is magnificent. Guarda, guarda dietro di te, cretino, guarda. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. Stavo per dirlo io. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. Mi piaceva sta scena, molto simpatica. Ogni tanto quando iniziano a parlare i Banga sembra che ti stiano vomitando addosso. Però sono molto gentili. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. Non è vero. Eh, ma però sei comunque il figlio dell'imperatore, mio caro. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No. Henceforth, I am a citizen of Ravanasta. Why don't you call me then? È impossibile. I could not. That would not be right. You are overly fond of... Sa perché? Anche per rispetto verso me stesso. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. Ce ne vuole, eh? Povero Miguel. Che stress. Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing... In questa è solo la prima volta, Van. You know what would happen if you didn't. I know, it's just... Che non lavoreresti più per Miguel. I don't know. Well, I'd do something. Vaughn. Vaughn, you haven't heard a single word I've said, have you? This place has changed so much. It's like it's not even Ravanaster anymore. Like the Empire is swallowing it whole. Beh, io non c'ero prima, quindi è possibile. Però è bellina lo stesso, eh. Impero non impero. Are you crazy? It's in the palace. Erano molto geometrici gli abitanti di Rabanas. Le dona tantissimo. As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dalan. Il vecchio Dalan. Why the sudden interest, Bond? Che personaggio affascinante di cui non si sa un belino. Give back to Dalmasca. Come on. What do you think? If I find something. Convinci tutti, però. How about I buy you all dinner? Oh, please. Sembra Franchino di Fantozzi, subisce ancora. Si chiamava Franchino, mi pare di sì. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. An airship. I don't know. Maybe. The Piazza. Time to pay old Dalan a visit. Va bene. Ma mi manderà nel deserto a fare quella roba lunga, coi cristalli. Quella roba da giorno 2. Personaggi. Ok. Ho detto cose interessanti, ma non,
Non era destino che noi le ascoltassimo, ma io vado dal Clan Centurio. Che è qua, subito proprio. Infatti. Entro. C'è Mont Blanc. Finalmente un Moguri che parla con me. Rovinano i mobili. Eccolo. Che carino. Ha detto basta perché è arrivato un ospite, grazie. Monid. Siamo colleghi adesso, Monid. Non è un posto per bambini questo. Per lui è diverso, sia suo padre che sua madre erano cacciatori. Ah, quello lì. Eravamo molto amici. Poi un giorno sono partiti per eliminare uno dei più feroci ricercatori. Era un pomodoro? Ma li vendicherò, stanne certo. Da allora non faccio altro che raccogliere informazioni su quel ricercato. Chi è? Per questo che sono qui. È una cosa seria, molto seria. Non va preso sotto gamba. Nessuno voleva prendere sotto gamba. Bansat. Sei nuovo? Mi chiamo Bansat. E sono un cacciatore. È un piacere. Questi si menano. Oh, Moguri. Sei nuovo? Cupo. Ti do un consiglio allora. Controlla sempre gli annunci per tenerti aggiornato. Lo farò. Grazie. È stato Tomage a presentarti al clan, vero? Scommetto che ha fatto finta di non sapere dov'è la sede, così non mi ha detto niente. Eh sì, perché trovare la sede è una delle prove da superare per diventare membri del clan. È stata faticosissima. Cosa devi fare ora? Dipende da te. Suppongo cercare i ricercati. Piano sulle scale non si corre. Scommetto che non sai neanche da che parte si impugna una spada. A parte che non punge. Cerca di non infangare il nome del clan e di non sbucciarti le ginocchia. No, c'ho il parastinchi enorme, guarda, guardali. Una coniglia. Come, qual è il nome delle... Una fiefa. Non mi ricordo il nome della razza delle... Coniglia. Dimmi, volevi sapere qualcosa? Sono Caroline, cacciatrice del clan Centurio. Volevo mettermi alla prova, per questo sono qui. Il clan fornisce tantissime informazioni su dove trovare i ricercati. È il suo mestiere, Caroline. E tu chi sei? Un nuovo, eh? Mont Blanc è il fondatore del clan, quindi comportati come si deve. I nostri compiti sono accettare i mandati e raccogliere informazioni sui ricercati. L'ho fatto io già prima, non so come funziona. Un vecchio coso. Ah, è un banga? No, non è un banga. Cos'è sta creatura? Ragazzo, sei appena arrivato. Mi chiamo McEnroe. È scozzese. Lieto di conoscerti. Io non sono come gli altri, non partecipo alla caccia. È una specialità. Raccoglie le informazioni. Ok. Ora ufficializzo il mio ingresso al clan per Mont Blanc. Oh, non mi sembra faccio conoscere. Sono un cacciatore. Sono Mont Blanc, il fondatore. Piacere di conoscerti. Il nostro clan è molto selettivo. E il tuo esame di ammissione è appena finito. Il risultato si sa subito, superato a pieni voti. Se questa è la vostra serietà, io allungo le mani, sono felice. Qui troverai informazioni sui ricercati che non compaiono nelle altre bacheche. Si tratta di casi particolarmente urgenti o speciali. Intanto che compilo i documenti necessari alla missione al clan, farò in un momento. Serve un documento, una patente o una carta d'identità. Dimenticavo ora che sei uno dei nostri, puoi servirti anche nell'emporio del clan al Bazar Misir. Faccio un salto. Magari a cose interessanti. Buona caccia. Grazie, signor Mont Blanc. Oh, ogni volta che sali di rango riceverai un piccolo regalo. 3 pozioni. Vabbè, il minimo. Grazie. Non ci sono nuovi incarichi? No, perché c'è un po' di trama da mandare avanti, lo so, ma... Non ho fretta. Grazie, amici. E c'è la parte nord che possiamo vedere, non ci saranno grandi cose, a parte il Clan Centurio, credo, ma... Perché tanto non abbiamo il tempo, io registrando su DVD purtroppo ho 2 ore di autonomia. Quindi dovrei inserire un altro DVD, siccome è già l'ora è tarda, sì, più o meno. Penso che sarà una cosa che faremo il giorno 2. A palazzo ci sarà un banchetto, chissà che piatti! Se è un intenditore si vede. Finalmente posso tornarmene a casa nella città bassa. Quasi quasi passo dal vecchio Dalar. Ferma che ci devo passare anch'io. Se si fa la fila anche lì, bestemmio. Vedrai che sotto la guida di Bane la banastra sarà ancora più prospera. Tu voti Forza Italia, vero? Quasi quasi mi trasferisco qui.
La sorveglianza speciale è stata revocata, ora si può sia uscire dalla città sia raggiungere la città bassa libera. Grazie. Qui sono dei giardinetti. Belli. Se stai zitto. Che proprio guarda veramente. Però è molto, molto spaziosa la città. Belle passeggiate che si fanno per la banana, sicuramente. Meno male che la cerimonia è finita senza intoppi, non è che sia contento dell'impero, ma i disordini proprio non li sopporta. Per me Vayne e Bash sono sullo stesso piano. Uno ha attaccato Nalbine e l'altro ha ucciso il re rifiutando la resa, hanno distrutto il regno. E beh, non ci si può darti. Posso darti torto, donna addolorata. Il nome è addolorata, probabilmente. Essere invasi non è mai piacevole, questo è chiaro. Anche se l'impero non ti distrugge, però intanto ti obbliga a sottostare alla sua cultura. Se viene un importante come Vayne, vuol dire che anche Dalmasca è importante. Ma se l'hanno invasa, vuol dire che aveva una certa importanza. Banga! Certa gente proprio non capisce. Quel console fare comandi anche l'esercito. Quindi è lui che ha pianificato gli attacchi di Nabina. Ci fosse Rex, saprebbe dirti delle cose. Per quale motivo uno così dovrebbe diventare il console di questa città? Forse perché la banasta è una buona base per la guerra. Non ho detto niente. Secondo te cosa serve di più in battaglia? Secondo me è un giudizio preciso e obiettivo. Ci sono mostri forti e mostri deboli. Prima di attaccare, analizza con calma la situazione. E fai farming in Final Fantasy XII soprattutto. La città è così grande che perfino gli abitanti usano la cartina, ma io no, più o meno me la cavo anche senza. A parte le porte, l'est e l'ovest, perché non fanno proprio parte della mia normale amministrazione. Allora, andiamo a vendere. Voglio fare un po' di soldi tanto per prendere l'abitudine. Andare in un negozio. Gambitteria, si parte bene proprio. Vendere gli oggetti che abbiamo ottenuto facendo fuori i lupi. Ma poi non devo andare alla taverna a riscuotere la mia taglia, soprattutto. È vero. È la prima volta che vengo qui, questo ragazzino mi sta svelando i segreti del game. Del gaming! Voglio combattere senza sprecare energia. Sono illuso proprio. Questo negozio è specializzato in Gambit. Come saprai, il Gambit si può paragonare a un piano strategico prestabilito. Il Gambit, infatti, il leader non ha bisogno di dare indicazioni ogni volta e le azioni di gruppo sono più spedite. Sì, è il mio incubo. Cosa? Se ho visto la parata? Figurati, non ho mica tempo da perdere. La strada per diventare esperti di Gambit è lunghissima. Sì, non parliamone ora. Posso vendere comunque roba? Ah, sì, è troppo presto per i Gambit. Infatti, per ora me lo sto ancora godendo alla grande Final Fantasy XII. Ahimè, la sofferenza arriva dopo. Chiudi qua. Sono incastrato. Dunque, taverna che è qua. Quindi andiamo a riscuotere innanzitutto. E poi vendita e basta. Posso ritenermi soddisfatto. Tomage, sono degli ubriachi, eh. Non è buono per l'immagine del locale. Tomage. Van, hai sconfitto Pomodoro smarrito! E io che pensavo fosse troppo presto! Grande Van, questa è la tua ricompensa. Me l'ha tirata in faccia. 300 guil, due pozioni, una. Telolite. Ho saputo che sei già andato alla sede del clan. Non perdi tempo, eh? I cacciatori ti avranno spiegato parecchie cose, ma non avere fretta, in realtà non proprio niente. Fai quello che ti senti. È bravo il mio Van, quello. Cucchetto. C'è niente in bacheca? Eh sì, c'è già roba. L'avevo fatto fuori quello. Classe E, situazione disponibile, committente Ghastly. Cerco una persona coraggiosa per farlo fuori o sono spacciato. Mi chiamo Ghastly e mi trovo alla taverna del Mare di Sal. Qua. Sì. Taverna, mappa, per favore, sono già in taverna. Genio. Ghastly. È l'ubriaco, sicuro. Infatti. Sei qui per l'annuncio sul Zex, dai, sono Ghastly.
un negozio nel bazar, ma siccome gli affari non andavano bene, ho investito tutto per rinnovare la merce. E cosa non succede? Viene fuori quel mostro da salire le carovane. Tutta la mia merce arriva passando da lì, se il mostro danneggia il carico, sono rovinato. Te lo chiedo per favore, sconfiggi Texas. No problem. Luna di Galtea, deserto ovest di Damasco. Un carovaniere ha detto di essere stato assalito vicino alla parete rocciosa sulla sinistra. Usciti dalla porta ovest. Beh, ma lo faccio dopo che avrò un party. Se va male, io e mia moglie finiamo in mezzo alla strada. Che me ne frega, ma scusa. Io lavoro per i soldi. Andare a vendere un po' di roba. Bene, abbiamo già un altro tipo da cacciare. Però dopo aver fatto tutta la parte nel castello, nel palazzo reale di Rabanastra, avere il nostro primo party, ma lì c'è poi tutta la parte delle fogne. Ah no, però prima devo uscire nel deserto perché il buon vecchio Dalan mi darà da fare. No, no, ce ne vuole. Potrei andare da solo a farlo fuori, ma ho paura per la mia salute. Andare a provare. Protezioni Panamis. Oh, io più che altro ho la curiosità di sapere quanti soldi faccio. Ciao Panamis. In serata devo scappare. Tranquillo, faccio presto. Arrowlight, pietra che racchiude la potenza magica dell'aria, ha un aspetto ordinario. Io te le do tutte, guarda. Pellice di lupo, ovviamente tutte. Tallowlight, me la tengo. Credo che servano. Il console mi ha fatto una bella impressione. Speriamo che non deluda le aspettative. Una buona difesa è fondamentale. Rifletti e scegli le protezioni che ti sembrano più adatte. Inutile comprare qualcosa che poi non puoi sfruttare. Ma, beh, in effetti, se voglio provare a far fuori quello là, il Texta, magari sarebbe consigliabile avere qualcosa. Queste robe ce le ho. Scusi. Ah, le licenze, tra l'altro. Che cosa complicata è Final Fantasy XII da gestire, santo cielo. Cosa mi potrà servire? Dopo, quando vediamo se magari nel negozio di armi c'è qualcosa. Ma dai, non posso fare fuori il text. C'erano anche dei lupacchiotti insieme a lui. Era grosso il text. Non fa fuori come niente. Chi mi credo di essere? Io non sono capace a questo gioco. Seriously? Era Amar. Chiudono tutti prima, eh. Spada larga. Funziona. Però ce l'ho la licenza. Beh, ovviamente non poteva essere qua. Spada larga? Sì. Cambia anche equipaggiamento. Dove siamo? Supporto niente? No. No. Bambù. Andiamo a beccare un salvataggio. Credo, eh no, avrei dovuto prendere la stradina perché il salvataggio lo troviamo a una delle porte. E così posso sapere subito se posso andare a fare fuori il Texta, che non posso andare a prendere la soluzione in questo momento. Potrei, ma dovrei alzarmi, sono pigro. È l'unica cosa che mi impedisce di andarla a prendere, in realtà. Ovest. Non è nulla questa, è a nord. No, cretino, guarda la mappa. Questa è la porta ovest. Potrebbe essere tutto aperto, in teoria. Ciao bambino. Ma sono disperato con tutte queste guardie. Oggi neanche un Gwil. Non sempre si mangia, bimbo. Se sei povero. Sono povero anch'io, però ho dei muscoletti nelle braccine che non ti dico, non so come le fate. Salviamo.
Hola. Un'ora e 46 e 32 secondi. E direi che il primo giorno di gameplay a Final Fantasy XII sia completato. Grazie amici di YouTube per la vostra attenzione. Per ora va tutto bene. So che più avanti mi dispererò.